Salve ragazzi, noi tutti sappiamo del vostro legame particolare con il cinema, a partire dal vostro sound fino alle vostre collaborazioni cinematografiche, ma volevamo sapere se i Calibro 35 seguivano i festival di cinema, stranieri, italiani. Allora, seguire che ci andiamo fisicamente, credo che insieme non ci siamo mai andati, anzi la nostra esperienza con i festival del cinema è abbastanza particolare, perché una volta ci hanno invitato al Festival di Venezia e l'invito ci è sembrato favoloso. In realtà poi abbiamo scoperto che era una serata party laterale al festival, che col festival c'entrava molto poco, e abbiamo partecipato ad un festival cinematografico a Bruxelles, che è stata una delle cose più che ricordiamo anche a Lisbona, no? Anche a Lisbona, sì. Giusto. Sì. Hanno fatto Milano Film Festival. Ah, ecco, Milano Film Festival anche. Anche la festa del cinema a Roma. Anche la festa del cinema a Roma, è vero. Cioè, vero, si potrebbe sintetizzare che noi stiamo che ci andiamo solo se invitati, se no. Esatto, se no non ci. Se no non ce ne. A proposito del biografi, ma avete visto qualche titolo che vi incuriosisce particolarmente? Questo, cioè, ho sentito che c'è un po' di roba, c'è una roba che penso sia una cosa abbastanza curiosa, un film su Hendrix. Credo che sia uscito adesso, però non è un documentario, perché il documentario credo che non sia già fatti. Sì, è interpretato anche dal cantante degli Outcast. Quindi sì, è finzione. Cioè, aspetta, ma quello lì lo fanno date qua, adesso? Penso che sia... Credo in prima quasi. Ah, questa è un'ottima notizia. Sì, in realtà cioè, è pericoloso fare un film del genere, però ne parlava proprio il direttore del biografo molto bene, che era stato, insomma, una grande sorpresa del film. Anche interessante. E a proposito di cinema italiano, voi vi rifate al genere del poliziesco all'italiana, che a suo tempo è stato particolarmente apprezzato. Invece cosa ne pensate di questa rinascita del cinema italiano? Per esempio, vi è piaciuto Sorrentino agli Oscar? L'avete visto? Mi piacciono tanti film di Sorrentino. Sentivo guardando il film come la pretesa di fare un film definitivo su Roma, fare un film con delle sequenze d'antologia del cinema, diciamo così, non mi ha convinto proprio tutto, ecco. E secondo me ha fatto delle opere magari meno altisonanti, apparentemente più genuine. È un film che ovviamente, come tutte le cose che hanno il successo della Madonna, attira critiche a destra e manca. In più è un film che, visto dagli italiani che hanno nel patrimonio Fellini, si porta dietro anche una responsabilità di un certo tipo di cinema, cioè un cinema tra virgolette visionario, che usa un po' i luoghi comuni sulla propria nazione per farne delle allegorie. È una cosa che abbiamo visto fatto molto bene già in passato, e quindi ovviamente il paragone con alcune cose è molto difficile, soprattutto in America. Però diciamo che sicuramente il fatto che ci sia, cioè che un film italiano abbia vinto un Oscar, secondo il mio parere è una cosa ottima, perché comunque porta attenzione a tutta una scena. Se vuoi, anche solo per il fatto che credo che Sorrentino abbia vinto anche questo premio un po' come coronamento della sua esperienza americana. Lui è andato in America, ha fatto il film anche con This Must Be the Place, che è stato secondo me un ottimo, anzi un film buonissimo. E questo film è, diciamo, credo di aver capito un pochino perché può aver avuto successo con gli americani. Certo. Affronta alcuni luoghi comuni sull'Italia, lo fa in maniera abbastanza surreale, e quindi è un film che insomma, si spiega abbastanza perché ha avuto un certo successo. Poi che abbia fatto cose migliori o peggiori, sicuramente. Mi permetto di dire una cosa, perché Sorrentino, ok, conosciamo. Secondo me veramente molto bello è il film della Rohrwacher, che secondo me è meraviglioso, quello che ha fatto Incetta di Cannes, che tanto secondo me quello prima, che si chiama Corpo Celeste, è ancora più bello. Lei è veramente brava. Infatti, ragazza dell'81, qui è proprio quello che si direbbe, la nuova generazione. Sì, infatti. E quello secondo me è una via molto cruda, perché poi alla fine sono film, noi facciamo musica, però quelli sono film senza musica praticamente, c'è soltanto musica interna, addirittura che c'è una canzone di Ambrangiolini, la canzone principale. Ma lei è veramente brava. E infatti, insomma, si sta facendo notare. Se quella è la nuova via del cinema italiano, sono molto contento. Bene.
cioè, torniamo a parlare di voi, molti dei vostri brani sono stati usati all'interno di lungometraggi come ad esempio Red o Balanzasca, gli angeli della morte, no, del male. Balanzasca, gli angeli del male. Invece, non so se vi hanno mai proposto, ci avete mai pensato di musicare anche un drammatico, e se sì, per quale regista? Allora, no, che ci hanno proposto un drammatico? No, non ci hanno proposto. Ci piacerebbe di musicare un drammatico. Solo o polizie, o fake di polizieschi, oppure abbiamo fatto una commedia che si chiama Sogno di Gloria. Ecco, sì. Anche che fra l'altro è uscita ora, del collettivo Snellenberg, che è una commedia, e per noi è stato un buon esperimento perché abbiamo affrontato dei mood che di solito non affrontiamo. È una commedia. Però ecco, quella è una commedia, quindi di dramma di adesso no, non saprei cos'è un dramma che ci piacerebbe. Tipo, intendi dire il nuovo film della Cristina Comencini, esatto. Non so. Una commedia amara. Una commedia amara. Ma che magari, cioè, il concetto di proporre, infatti questa secondo me è una roba che, cioè, fare con la nessunare, soprattutto del sistema grosso del cinema, è difficile che uno alzi le cornette e ti chiami, cioè, perché sono circuiti anche i rapporti politici, insomma, di musicisti complicatissimi. Noi non ci siamo dentro, direi. Cioè, siamo ancora in una zona in cui le cose che abbiamo fatto sono sempre, chiamiamoli, indipendenti. Se ci chiamassero per fare, noi credo che faremo qualsiasi cosa, credo, cioè, a meno che non è proprio un film terribile, però siamo anche disposti a fare film di buccio. Sì, anche drammatico, perché no? Non credo che. Un regista vi viene in mente? Garrone, va. Così, tanto vero. No, in realtà secondo me saremmo stati perfetti per. Poi non sono un grande fan di quella serie lì, però sicuramente la serie di romanzo criminale saremmo stati perfetti noi, insomma. Traditori di tutti, invece, tratto da un romanzo, l'omonimo romanzo di Giorgio Scerbanesco. Ma sembra fatto apposta. Lo sai che mi sei. No, però. Hai presente la Guzzanti quando fa la Marini? Cioè, stai. Occhio, perché stai da quelle parti là. Lo so. Vabbè, comunque, oggi è così. Poi. Tratto da un romanzo, qual è la differenza tra l'essere ispirati dalle immagini e invece essere ispirati da delle pagine scritte? Beh, è completamente diverso, perché non hai dei riferimenti. Una delle cose più difficili quando fai le colonne sonore è abbinare quella cosa che si chiama sync, abbinare un momento dell'immagine a un momento della musica, o non abbinarlo per niente, però comunque tenere conto del tempo del film, mentre nel nostro caso è stato molto più, tra virgolette, semplice, perché quello che ci siamo dati sono state delle delle immagini che ci suggeriva il libro, e abbiamo immaginato dei mood da comporre. Però poi musicalmente invece tu devi dare devi scrivere qualcosa che sia interessante di per sé e slegato dalle immagini, quindi ovviamente il lavoro di composizione è completamente diverso. Certo. E c'è il tema della decima edizione del Biografilm, è la cultura, attraverso la domanda: che cos'è la cultura? Voi cosa rispondereste a questo quesito? Ognuno ha una sua idea sulle cose in generale, senza essere troppo. La cultura è una cosa bella, questo penso sia un aggettivo che va bene per quella roba lì. Cioè, se bisogna capire dove sono le robe brutte, e ce ne sono tante, diciamo che la cultura dovrebbe essere una roba molto presente, probabilmente anche nella realtà di fatto. Insomma, a volte è un po' un oggetto strano, ci devono fare apposta i festival per parlarne, se no non fa parte neanche della realtà delle persone. Dovrebbe essere una cosa un pochino più aderente alla vita, e credo che si faccia un po' fatica a farsi peccato, insomma. Qualsiasi esperienza condivisa che ha come fine almeno il proposito del bello, il concetto di bello sì, almeno ci va bene per capirci, insomma. Secondo me è l'approfondimento invece, cioè più o meno la stessa cosa, tutto quello che è approfondimento, e quindi anche il festival, insomma. Non è una scusa per fare cultura, ma è la cultura in sé. Diciamo che sì, se quando vai in un festival che parla di cultura, e poi fondamentalmente in realtà vieni qua per farti una gran bevuta a cultura, e poi ti diverti un po' così,
diciamo che il festival diventa un'altra cosa e va bene. Diciamo che intrattenimento, svago e cultura sono due cose che a volte non vanno perfettamente insieme. Cultura a volte è un po' una fatica. Per concludere questi incontri che ci stiamo proponendo di fare con tutti gli ospiti del Bioparco, avremo organizzato un quiz per testare la vostra preparazione sulla cultura. Ogni artista, diciamo, che ha il suo tema, e voi non, a voi non potevamo che farvi domande sul cinema e vedere quanto ne sapete veramente. Perché non prendiamo di Mario il Porco? Perché sei a casa. Siete pronti? Vai. Da quale libro è tratto il film Blade Runner? Suona. Anche gli androidi sognano pecore elettriche. È peccato, Blade Runner sarà il film preferito. Sono tutte su Blade Runner, no? Comunque, a posto. In che anno è stato girato il film Blow Up? 67. Aspetta, fagli dalle opzioni. Non volete le opzioni? Primi anni 60, sentiamo che ci sono le opzioni, scusa. Sì, qui appunto. 1975, 1966, 1981. 66. Che ha diretto nel 1922 il film Nosferatu. Murnau, dai. Aspetta, vabbè, scusate, qui schiacciare. Quando è stato girato il primo film muto? 1912, 1888, 1901. Secondo me 1888. 901. No. Qualcuno schiaccia, allora chi 12. Schiaccia ha il diritto della risposta. 912. Sbagliato. 901. Sbagliato. Giusto. No, ha detto uno. E qual era? 1888. Che film era? Questo, stiamo testando voi, nonno, sono altre cose. Innocence 11, quale di questi attori non era nel cast? A. George Clooney, B. Julia Roberts, oppure C. Richard. Stai parlando del primo o del remake? Innocence 11. No, penso... Perché quello primo hai è capito? Quello... Innocence 11, dico, ma che film? Ocean 11. Perché il primo è con Fred Astaire. Il primo è Fred Astaire. No. Vabbè, il remake di Harry. Il remake, ma che cazzo ne so. No, è giusto, si chiama... Si chiama... Stessa maniera. Non abbiamo il comitato e... Sai chi è che non è? Allora, George Clooney, Julia Roberts o Richard Gere? Richard Gere. Bravo, giusto. Poi, per concludere, se può essere scritto o pensato, può essere filmato. Questa frase viene attribuita a George Lucas, Martin Scorsese o Stanley Kubrick? Scorsese, secondo me. Una risposta sbagliata. Scorsese. Kubrick. Sicuro la vostra risposta definitiva? Scorsese, sì. Qualcuno vuole risentire le opzioni? Vai. Kubrick? È giusta. Troppo lapidare per essere Kubrick. Te abbastanza preparati comunque, più di me sicuramente. Ma il braccio? Qual è il nostro film poliziottesco preferito? Il ciclone. Il ciclone, sì.